sta per andare in onda, Pianeta Oggi e 20 nel mondo, su Radio Science. Buonasera dalla redazione giornalistica di Pianeta Oggi TV da Venezia, sono le 19.06 in studio Massimo Bonella per un breve aggiornamento delle notizie. Vorrei anche salutare i nuovi ascoltatori che ci seguono da Radio Treviso Libera, che risponde al sito internet radiotrevisolibera.it. Vi ricordo ancora che domani sera ci sarà sempre la trasmissione straordinaria speciale Radio Science per quanto riguarda la crisi dell'emittenza radiotelevisiva locale. Avremo alle 19.30 il presidente dell'AREA Antonio Diomede. Parleremo tra le altre cose delle nuove codifiche che arriveranno per quanto riguarda il campo televisivo. Vi dico subito che, cari signori, vi toccherà aprire il portafoglio e metterci le mani dentro, perché serviranno parecchi soldi. Sarà da cambiare tutto, televisori, forse anche le antenne, ma comunque di più domani sera. Ed ora veniamo un attimo a quella che è innanzitutto la notizia, a nostro avviso, che merita di essere posta sotto i riflettori. La Corte Europea dei diritti dell'uomo ha chiuso senza una sentenza la vicenda del ricorso di Silvio Berlusconi contro l'applicazione della legge Severino, che lo obbligò a lasciare il suo seggio al Senato nel 2013 e gli impedì di candidarsi a elezioni, comprese quelle del 2018. Vediamo la nostra rassegna stampa, dunque della nostra testata, vale a dire a Pianeta Oggi TV.net, subito in primo piano, esteri, ci sono degli aggiornamenti, la provocazione di Poroshenko e della NATO contro la Russia, di Margherita Furlan. A seguire, sempre dagli esteri, quali armi chimiche le avete già tutte, sempre di Margherita Furlan. Poi il nostro settimanale Pianeta Oggi Reporter, quello che va in onda sul circuito delle emittenti radio-televisive terrestri. C'è un'intervista al presidente di Radiodiffusione Europea, la nuova emittente in AM da Trieste, che trasmette sui 1584 per tutto l'Alto Medio Adriatico e i 819 kHz, che attualmente, lo ricordo, sono in prove tecniche che comunque poi avranno il suo decollo. Poi ancora si parlerà della forte ondata di maltempo che ha colpito l'intera penisola, vale a dire dall'Agordino fino a Palermo, con il settimanale che vedete qui a taglio medio, sempre appunto a Pianeta Oggi Reporter. Ci sono due interviste, una all'ingegnere Alessandro Pattaro, esperto in idraulica del territorio, e l'altra al rappresentante del comitato allagati dell'Interveneziano, Fabrizio Zabeo. Poi ancora Our Voice, spettacolo Limbo, voi da che parte state? C'è ancora un'altra presentazione dell'Our Voice, Movimento Culturale Internazionale. E questo fino praticamente a un editoriale del sottoscritto dal titolo No allo smantellamento di radio e TV locali. In questo video sottoscritto, editore di Pianeta Oggi TV, oltre che direttore, si sofferma sul pericolo che 800 radio e 400 televisioni siano costrette a chiudere e a lasciare senza lavoro migliaia di lavoratori del settore. Dunque, questo editoriale sta andando in onda su tutte le 400 emittenti televisive in questi giorni del centro-sud Italia, appunto per rompere questo silenzio, perché qui di questa crisi delle emittenti radio-televisive locali non ne parla nessuno, e così non, come non stanno parlando di cosa si andrà incontro con le nuove codifiche sul sistema televisivo, che come vi ho detto prima sarà da mettere le mani dentro ai nostri portafogli. 19.10, c'è ancora un minuto per fare una breve rassegna sull'altra testata giornalistica molto importante che noi collaboriamo, antimafia2000.com, e quindi iniziamo subito con questo articolo che ci ha un po' colpiti tutti quanti: furgone sospetto,
nei pressi della casa del PM Di Matteo. Scatta l'allarme bomba. Dopo gli accertamenti, pericolo rientrato, cura della testata antimafia 2000. Allora, siccome siamo in ritardo, diciamo che questo è un po' l'articolo che più ci ha, come vi dicevo prima, colpito, lo teniamo in primo piano, magari dopo al termine proseguiamo con il resto della rassegna stampa. Nel frattempo, linea subito a Radio Sirius con il programma Pineta Oggi 20 nel mondo, collegato da Pordenone via Skype, abbiamo Albiano Appi dell'Associazione Culturale Il Sicomoro, alla regia a Treviso, alla regia centrale c'è Rosario Moreno che è anche l'editore di Radio Sirius TV. Dunque, linea a Pordenone, prego, andiamo. Grazie Massimo e un buonasera a tutti. Allora, questa sera parleremo di legalità, di giustizia in questo paese che siamo alla fine dell'anno 2018, manca ancora il mese di dicembre. È un anno che da questo punto di vista della giustizia, della legalità, ha senz'altro presentato luci ed ombre, delle luci senz'altro, perché diciamo che un importantissimo processo, quello sulla trattativa Stato-mafia, è andato a conclusione, c'è stata la sentenza di primo grado. Diciamo che le luci sono per il grande sforzo fatto da quei magistrati che hanno creduto nella bontà, nell'esattezza dei fondamenti di questo processo e che tanto invece erano stati dileggiati in corso d'opera. Ebbene, diciamo che qualche luce viene anche da alcuni provvedimenti che si stanno prendendo con il nuovo governo. Ne ricordo uno su tutti, il fatto che è stato bloccato un poco la legge sulle intercettazioni voluta proprio al termine del passato governo Renzi con diciamo, il ministro Orlando che in pratica aveva cercato di bloccare un poco l'istituto delle intercettazioni che avrebbero dovuto essere trascritte. Va bene, un percorso oscuro e diciamo avversato sia dalla magistratura che dagli avvocati. Bene, però facciamo un quadro di questa stagione con Aaron Pettinari, caporedattore della rivista online Antimafia 2000. Aaron, buonasera, grazie per essere con noi. Buonasera, buonasera Alviano, a tutti quanti i radioascoltatori, a Morena, a Rosario, a Massimo, Massimo. Ecco, a tutti quanti voi. parlavo di luci ed ombre prima, vorrei accennare anche che tra le ombre c'è il grande silenzio che sia il processo a cui avevo prima accennato è stato riservato, tranne il primo giorno in cui se ne è parlato dopo la sentenza, mi sembra del 19 marzo di quest'anno, ma poi un grande silenzio è calato su questo processo, come pure c'è un grande silenzio nei processi che sono in corso a Reggio Calabria, veramente molto importanti e di cui avremo modo di parlare un po' con te, Aaron. Ma prima di tutto io vorrei affrontare con te un po' il problema che c'è in questi giorni, che deve affrontare in questi giorni il governo sull'istituto della prescrizione che si vorrebbe modificare finalmente, secondo alcuni magistrati come Pier Camillo Davigo, oppure
e che noi assolutamente sottoscriviamo come Gratteri e molti altri. Bene, allora vorrei che tu ci facessi un po' il quadro, ci dicessi anche il tuo giudizio su questa Carel e che cosa pensate voi della redazione di Antimafia 2000, di che cosa ci sarebbe bisogno di fare circa la prescrizione. Ma per quanto riguarda la riforma sulla prescrizione, penso che sicuramente l'idea, diciamo, di partenza per cui si vuole intervenire in questa norma, penso che sia assolutamente giusta. Certo, bisogna fare gli opportuni interventi, perché comunque sicuramente è un tema delicato quello della prescrizione. Bisogna pensare innanzitutto la necessità di intervenire è data dal fatto che ci sono oggi processi che finiscono di fatto molto spesso senza arrivare a sentenza, spesso senza arrivare a condanna. Adesso la querel è chiara, perché c'è chi dice che in questa maniera sì, i processi saranno ancora più lunghi, e chi invece dice che intervenendo sulla prescrizione, quindi accorciando diciamo i tempi, bloccandone addirittura l'applicazione, magari come avviene nel resto di Europa, che addirittura si interrompe dopo, addirittura prima del rinvio a giudizio, qui si riparlerebbe di fare un intervento che sia eventualmente al momento del rinvio a giudizio, avevano proposto alcuni addetti ai lavori. Il problema è che ci sono comunque tutta una serie di norme e strutture che andrebbero fatte per effettuare anche un intervento di sistema. Un esempio per quanto riguarda gli strumenti processuali, per velocizzare i processi andrebbero fatte delle riforme anche dal punto di vista strutturale, con l'informatizzazione dei sistemi, oppure ancora potrebbe essere sempre un'idea quella di cercare quantomeno di prospettare, diciamo, una sorta di purtroppo non sono ultimamente di salute, non godo ultimamente di salute ultimamente, c'è il discorso che comunque i processi, appunto, bisogna il più possibile velocizzarli. Va garantito comunque chiaramente il giusto processo alle difese, perché comunque il nostro ordinamento costituzionale prevede anche questo, però al tempo stesso, vista la casistica che in questo momento vede soprattutto quei tipi di processi che riguardano colletti bianchi, reati minori, diciamo così, per così dire, gravi, ci sono dei numeri della prescrizione che sono veramente numeri di anni per arrivare alla prescrizione sono veramente molto bassi. Io penso che ci sono tutta una serie di fenomeni che riguardano i colletti bianchi, per esempio, o i fenomeni di corruzione, che andrebbero rivisti verso l'alto. Ecco, da questo punto di vista ci deve essere una sorta di equilibratura. Io mi auguro che non condivido il fatto che si mettano insieme le due tipi di riforme, riforma penale e riforma della prescrizione, nel senso che c'è una trattativa in questo momento in corso tra Lega e 5 Stelle, quindi bisogna vedere, insomma, quello che ne verrà fuori alla fine. Nelle intenzioni, ripeto, mi sembra che comunque l'intervento sia necessario. Benissimo, sì, perché possiamo anche ricordare, rispetto a quello che dicevi prima, che a beneficiarne sono stati soprattutto e sono soprattutto i colletti bianchi. Mi sembra di ricordare che il rapporto Italia-Germania sono quasi 9.000 i cosiddetti colletti bianchi, cioè le persone diciamo che
hanno peso nella società in Germania a trovarsi in carcere per reati contro la pubblica amministrazione, eccetera, e sono poco più di 200 in Italia, quindi questa è una cosa che ci fa capire un poco come forse sia necessario proprio operare in quel senso. E, senti, Aaron, questo è un anno in cui hanno avuto luce tre libri particolarmente importanti: Avanti Mafia di Saverio Lodato, che è un giornalista che scrive molto anche sulla vostra testata, poi Il Patto Sporco, sempre Saverio Lodato insieme a Nino Di Matteo, e poi ultimamente è uscito anche un libro del magistrato, dell'ex magistrato Carlo Palermo, La Bestia. E che cosa pensi che questi tre libri forti possano dare alla società di oggi? Io ritengo innanzitutto che di certe tematiche non sia necessario mai smettere di parlare. Quindi di fatto comunque quando esce un libro che tratta determinati argomenti, già solamente il fatto che esce un libro merita comunque di essere letto e essere approfondito. Queste tre pubblicazioni in particolare affrontano dei temi sicuramente importanti, che hanno riguardato un pezzo, un largo pezzo della nostra storia. Se prendiamo chiaramente, se si parte dalla storia della vicenda di Carlo Palermo, il libro di Carlo Palermo, il magistrato sopravvissuto alla strage di Pizzolungo, parliamo del 1985, la strage in cui morirono Barbara Rizzo e i suoi due gemellini, i piccoli Salvatore e Giuseppe Asta, che avevano appena 6 anni, un attentato mafioso, che forse anche non solo mafioso se vogliamo, in cui morirono delle persone innocenti, appunto anche dei minori. Quindi in quel libro l'ex magistrato Carlo Palermo scava, andando a ricostruire un po' quelle che erano i fatti, le circostanze anche nazionali e internazionali che guardavano in quel preciso momento storico del 1985. In particolare lui si era anche trovato a indagare su un traffico di armi internazionali. Ci sono quindi tutta una serie di vicende che in qualche maniera sono ricollegate a quel particolare momento storico e che forse sono anche, stanno anche dietro a quell'attentato, che comunque è stato definito e chiarito che è un attentato comunque mafioso, di matrice mafiosa, vengono sintetizzati i due momenti storici che sembrano lontani, ma che in realtà, se si vuole, sono vicini e collegati, perché mettono in mostra tutta una serie di connivenze alte ed altre che hanno fatto parte della storia del nostro paese e di cui, appunto, come hai detto in principio, non si parla, si parla ancora troppo poco, si cerca di nascondere, nonostante ci sono magari sentenze come quella del 20 aprile scorso e motivazioni di sentenze come quella trattativa Stato Mafia, che racconta uno spaccato di storia scomodo e per quindi in quanto tale non si vuole approfondire. Sì, senti, ecco, queste connivenze tra ambienti malavitosi
politica, istituzioni, massoneria, sono l'oggetto anche di un altro grande processo che gode di notevole silenzio in questo momento da parte della stampa, e che forse è questa è un'occasione per informare un poco gli ascoltatori. Diciamo che ci sono state importanti udienze che hanno toccato un poco tutti questi aspetti, sia i coinvolgimenti istituzionali che politici, eccetera. Cosa ci puoi dire? Ma per quanto riguarda processi attualmente in corso che hanno una certa rilevanza e che, di cui si parla poco, io credo che fai riferimento al processo 'Ndrangheta stragista. Assolutamente, sì. È in corso davanti alla Corte d'Assise di Reggio Calabria, processo, se vogliamo, per certi versi costola di quello palermitano, perché comunque approfondisce sempre il tema delle stragi, inserendole nel coinvolgimento dei calabresi, o meglio dei membri della criminalità organizzata che nel 93-94 hanno comunque partecipato a quella strategia stragista che Riina e soci stavano portando avanti con le bombe nel paese. In particolare, i fatti che vengono ricostruiti riguardano il passaggio tra il 93 e il 94 di alcuni, il coinvolgimento proprio dei calabresi per quanto riguarda gli attentati a dei carabinieri, alcuni riusciti, su altri sono anche stati colpiti e uccisi due appuntati, Fava e Garofalo, e questi eventi, questi atti rientrerebbero in base all'accusa all'interno della strategia stragista. Del resto bisogna ricordare che il collaboratore di giustizia Gaspare Spatuzza ci aveva raccontato di un colloquio con il boss Giuseppe Graviano, che tra l'altro è imputato al processo insieme a Rocco Santo Filippone in quanto uno dei capi della criminalità organizzata calabrese all'epoca. Diceva Graviano a Spatuzza: i calabresi, quando c'era da fare l'attentato all'Olimpico, quindi colpire una camionetta dei carabinieri, per fortuna un attentato che non è riuscito, ma solamente per un puro caso, per un malfunzionamento del telecomando, altrimenti l'autobomba era stata messa allo stadio olimpico e sarebbe stata una vera carneficina. In una domenica, il 23 di gennaio del 1994, ebbene, quando si sta preparando quell'attentato, Graviano dice a Spatuzza: i calabresi sono già sotto lavoro, questa cosa la dobbiamo comunque fare. Quello è un periodo storico importante, perché siamo nella fase finale della trattativa Stato-mafia, siamo nella fase finale dove sempre Graviano dice che si era raggiunto un accordo a Spatuzza, che comunque era necessario quell'attentato ai carabinieri all'Olimpico, perché era necessario un altro colpetto, anche se ci eravamo messi il paese nelle mani. Quando Spatuzza chiede tramite chi, i nomi che vengono fatti da Graviano sono quelli del loro compaesano, ovvero Marcello Dell'Utri, già condannato in via definitiva per concorso esterno e associazione mafiosa, e Silvio Berlusconi, all'epoca imprenditore e appena in quei mesi si era sceso in campo per le elezioni poi successive, elezioni che Forza Italia e la coalizione di centrodestra vincerà sul centro-sinistra, dando vita a quel nuovo governo che verrà ricordato come il primo della Seconda Repubblica, se vogliamo. Diciamo che ci sono diversi collaboratori di giustizia, ultimamente anche Pietro Carra è stato interrogato, ci sono diversi collaboratori che indicano un poco anche il coinvolgimento un poco della politica in questo senso, ma ci sono anche importanti elementi che richiamano alla presenza di Gladio, alla presenza dei servizi, interrogazioni di militari di vertice. Ricordiamo, per chi ci ascolta,
che noi abbiamo il SISMI, che è il servizio informazione e sicurezza militare italiano, abbiamo il SISDE, che invece sarebbe quello civile, ma ci sono strani collegamenti, compromissioni tra servizi, ambiti particolari di questi servizi, che lasciano veramente un po' basiti. Puoi dirci qualche cosa anche su questi su questi aspetti che toccano un poco i cosiddetti servizi deviati, ma che però forse dovremmo anche pensarla in modo un po' diverso su questa deviazione dei servizi. Ma sicuramente il fatto è questo: innanzitutto oggi hai giustamente ricordato SISMI e SISDE, per quanto riguarda i servizi militari, oggi sono riuniti nell'unica sigla che è l'AISE. All'epoca avevamo doppio servizio militare negli anni 90. Diciamo che il coinvolgimento dei servizi, o meglio di apparati deviati all'interno del quel contesto delle stragi, è un fatto che è emerso nel corso di questi anni da più inchieste, anche da più sentenze, anche passate in giudicato. Per esempio, dei mandanti esterni, ricordo a tutti che parlava chiaramente il Borsellino Ter, il processo che non è stato assolutamente toccato dalla revisione, a differenza dei primi due sulla strage di Via D'Amelio. ma anche di presenza di mandanti esterni parlano proprio anche le ultime due sentenze, sia il Borsellino Quater che il processo trattativa Stato Mafia. Diciamo che si prefigura, ci sono degli elementi molto forti per quanto riguarda uomini non di Cosa Nostra, che addirittura hanno partecipato alle stragi, ma non riguardano solamente le stragi del 92 e 93. Su tutti posso raccontare benissimo che ci sono membri del sia piduisti, quindi massoni, sia appartenenti ai servizi di sicurezza, che sono stati condannati per il depistaggio della strage di Bologna, per fare un esempio. Oppure ancora ci sono, per quanto riguarda tutta quanta quella vicenda del 92, del 93, del 94, Gaspare Spatuzza, sempre il collaboratore di giustizia che ci ha raccontato una nuova verità, parla di un uomo esterno a Cosa Nostra che era presente nel giorno dell'imbottitura della macchina di esplosivo per Paolo Borsellino. Ci sono questi elementi che appaiono riguardo alla serie di attentati che vengono fatti proprio negli anni 90, tutta una serie di episodi criminali che vengono rivendicati con una misteriosa sigla che si fa il nome di Falange Armata. Questa Falange Armata, il primo episodio riguarda l'uccisione dell'educatore carcerario Umberto Mormile nel 91, nel giugno del 91 se non vado errato, e praticamente il 27 ottobre, scusatemi, del 90. No, avevo detto giusto, nell'aprile del 90, ecco, facevo la confusione. Comunque già nel 90 c'è il primo episodio di Falange Armata, e di fatto a un certo punto tutte quante le rivendicazioni mafiose vengono effettuate con questa misteriosa sigla. Adesso c'è stato un testimone al processo 'ndrangheta stragista che ha rivelato che alcuni appartenenti queste rivendicazioni venivano fatte presumibilmente dalle sedi del SISMI. Sul punto ci sono indagini attualmente in corso, di approfondimenti e quant'altro, perché sembrerebbe che non coincidono così perfettamente, almeno secondo quanto detto da Giampaolo Ganzer, del fatto che le sedi di SISMI corrispondevano eventualmente con i luoghi di ricezione, non i luoghi di uscita, diciamo, delle chiamate di rivendicazione.
però gli elementi, per, al di là di questo aspetto, che può essere pure un dettaglio, se vogliamo, o comunque il fatto che in qualche maniera in un certo periodo storico la presenza di questi rappresentanti, membri di Gladio, che hanno attraversato tutta una serie di attività militari e non solo all'interno del nostro paese, molto, molto delicate, penso anche alla vicenda del traffico di armi, la morte di uno di questi militari, li causi in Somalia, alquanto strana e alquanto particolare, in vicende e circostanze alquanto particolari e mai del tutto veramente chiarite. Al di là di questo aspetto, io ritorno a parlare proprio della presenza dei personaggi, diciamo i rapporti tra mafia e servizio o paraservizio o quant'altro, per fare un esempio di quanto su queste vicende ci possono essere degli elementi. Faccio l'esempio che un altro nome, quello di Faccia da Mostro, che è un altro soggetto che si ritiene essere stato vicino ai servizi di sicurezza, al tempo stesso aver partecipato a tutta una serie di delitti sempre tra gli anni 80 in Sicilia, anche per conto di Cosa Nostra. Faccia da Mostro è un soggetto che oggi è morto, Giovanni Aiello, e che si è trovato a lungo indagato anche per vicende come quella della morte di del poliziotto Antonino Agostino e della moglie Ida Castelluccio, un fatto attualmente ancora non chiarito, ancora non c'è stato un processo su quella vicenda, oppure ancora il fatto che il questore Arnaldo La Barbera della squadra mobile di Palermo fosse stato negli anni 80 membro dei servizi di sicurezza, oppure ancora un coinvolgimento da parte dei servizi di sicurezza per quanto riguarda alcune informative che in qualche maniera hanno diciamo contribuito a dare ancora più valore alla falsa pista che portava Vincenzo Scarantino e il falso pentito della strage di Via D'Amelio. Ci sono altri personaggi del passato che facevano parte dei servizi di sicurezza e sono stati condannati poi per concorso esterno in associazione mafiosa. Penso a Bruno Contrada, che proprio del SISDE era il numero 3, una sentenza, quella che non è stata affatto revisionata come molti hanno detto, ma semplicemente è stata dichiarata priva di effetti penali dopo che la Corte di Strasburgo ha emesso la propria sentenza, per cui a loro dire Bruno Contrada non poteva essere condannato in quanto il reato di concorso esterno per quel periodo storico a che lui veniva contestato non era perfettamente chiaro. Su questo c'è una lunga diatriba che non sto qui adesso a raccontare. Comunque i fatti restano, la storia è piena e zeppa purtroppo di figure in qualche maniera infedeli dello Stato che sono entrate e uscite in questo tipo di scenari. Per aggiungere una ciliegina, all'attentato alla Daura Falcone diceva un qualche cosa, diciamo, fatto da menti raffinatissime, e quindi alludeva sicuramente a qualcuno che non fosse semplicemente la mafia. Senti, abbiamo ancora qualche minuto, ho due domande. Una riguarda un processo che è iniziato, mi sembra, il 15 di novembre, e che diciamo interessa Antonio Calogero Montante, che è il vicepresidente di Confindustria siciliana, e qui si è parlato addirittura di un sistema Montante. Questo per chiarire a chi ci ascolta quanto possa essere fitta, veramente articolata la manovra, l'agire di chi sta sia nel campo della
dell'economia, sicuramente come il caso di Antonio Montante, ma allo stesso tempo nel campo anche dell'anti-economia, che è quella mafiosa. Sicuramente quel sistema Montante, quello che è stato approfondito, rivelato come sistema Montante, tra l'altro l'ex presidente, l'ex leader degli industriali siciliani, è rinviato a giudizio a Caltanissetta, e tra l'altro un processo che ormai alle porte, ma che ha alcune particolarità, anche perché l'accusa che è stata per esempio annullata con rinvio in questo momento nei suoi confronti è quella di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di altri reati. Questo l'ha deciso la Cassazione nei giorni scorsi. Ha comunque ricettato invece il ricorso nella parte che riguarda le ipotesi di corruzione, favoreggiamento e rivelazioni di segreto d'ufficio e accesso abusivo al sistema informatico, che resta assolutamente in piedi e che appunto viene comunque contestato al processo a Montante, che si svolge con il rito abbreviato. Quello sicuramente è un aspetto molto grave, perché in quel sistema, in quel quadro, rientravano comunque rapporti con soggetti anche vicini alle criminalità organizzate, entravano rapporti per affari personali, tutto un sistema di rete di comunicazione e di informazione per anche tenere a bada determinati giornalisti, o comunque tenere a bada tutti coloro che andavano contro un certo sistema. E la cosa più grave è che si spacciavano questi soggetti come paladini in qualche maniera dell'antimafia, o comunque facendo delle azioni che apparentemente erano di contrasto contro le criminalità organizzate. Ecco, in questo senso davvero si può dire che si era raggiunto una situazione veramente non solo spiacevole, ma gravissima, perché minava la base, proprio la fiducia che invece in tanti faticosissimi anni era stata creata sopra il fronte antimafia. C'è stato chi ha scritto che esiste una mafia dell'antimafia. Io credo che ci sono sicuramente degli aspetti che, su cui bisogna stare molto attenti per quanto riguarda il mondo dell'associazionismo, il mondo del... cioè, noi abbiamo avuto prove anche nel corso di questi anni di processi e di indagini che addirittura dove c'erano addirittura sindaci o candidati sindaci che un minuto prima dicevano di fare l'antimafia, di fare delle azioni antimafia, un minuto dopo parlavano al telefono intercettati con il boss mafioso di turno e dicevano: ma sì, tanto questa cosa è solamente perché ci serve, ci fa comodo. Cioè, quindi, come che l'antimafia in questo momento, la legalità, diventa uno specchietto per le allodole, e poi dopo fino in fondo non viene fatto. Io da questo punto di vista mi auspico assolutamente che venga fatta un'azione forte di contrasto a questo tipo di azioni, ma soprattutto rinnovo il concetto che l'antimafia non si fa con le chiacchiere, si fa con i fatti veri, quelli reali. Bisogna tornare in strada tra la gente, bisogna tornare a fare azioni concrete. Dal punto di vista della politica si dovrebbe tornare a parlare di mafia anche nei momenti più difficili, più scomodi. Il fatto che ad oggi appunto certe sentenze non vengono commentate, certe indagini non vengono approfondite, soprattutto sul piano politico, la penso alla commissione parlamentare antimafia, che è stata istituita solamente nelle scorse settimane. Cioè, dopo una sentenza come quella sulla trattativa, non dico che era una delle priorità, ma quasi. Per quanto riguarda il fronte della lotta alla mafia, non mi risultano ancora allo stato riforme chiave e chiare per contrastare questo tipo di fenomeno. Siamo a discutere appunto di una riforma della legge sulla prescrizione, o comunque DDL anticorruzione e quant'altro, che però siamo ancora appunto fermi al punto di partenza. Ancora non c'è una discussione in Parlamento su questi tipi di riforme, e quindi
e quindi serve un impegno forte, come hanno detto tanti addetti ai lavori. Al momento siamo in fase di osservazione, ma se non si farà nulla sarà l'ennesima occasione mancata. Sì, diciamo adesso si è insediato Nicola Mora del Movimento 5 Stelle, che ha promesso una cosa abbastanza forte, speriamo anche, cioè quella di togliere la secretazione di Stato, e vediamo di promuovere anche indagini sulla massoneria. Vediamo, come dici tu, se le cose matureranno. Guarda, l'ultima cosa che ti volevo chiedere riguarda un po' un articolo forte fatto dal direttore della tua rivista, Giorgio Bongiovanni, il quale scrive una lettera aperta ad Angelo Provenzano, il figlio del boss mafioso Bernardo Provenzano. E è una lettera molto, molto forte, molto incisiva, che interviene, secondo me, però è curioso, l'ambiente malavitoso, ma malavitoso che uccide, non quello del pizzino o quello, ma quello che proprio uccide e fa le stragi, sembra rivendicare comunque dei diritti delle cose da parte dello Stato, e si lamenta per non riceverne. Che cosa ci puoi dire? Ma il problema è fondamentalmente alla base, e in questo momento c'è stata, con il fatto che c'è stata una sentenza della Corte Europea che ha condannato in parte l'Italia. Io dico condannato in parte perché se da un lato si dice che appunto il 41 bis non è stato spiegato, non è stata data la sufficiente spiegazione o comunque del perché Bernardo Provenzano sia stato lasciato al 41 bis fino alla fine dei suoi giorni, anche quando era in stato di salute grave, anche dal punto di vista quasi ridotto come un vegetale, quindi incapace quasi di intendere e di volere. Io ritengo che in generale si può anche discutere su questo tema, ma non si può discutere su un punto. Innanzitutto che ci sono dei diritti che si perdono nel corso delle proprie azioni, perché è vero che Provenzano stava scontando la sua pena, è vero tutto quanto, ma quello che ha fatto nel corso del tempo non c'è mai stato un pentimento da parte di Bernardo Provenzano. Lui è un killer, uno stragista per le stragi del 92 e del 93, tantomeno i suoi figli, che anche se incensurati hanno mai preso le distanze dal padre. Bisogna dire comunque che si cerca di far passare come che siano stati violati chissà quali diritti a Bernardo Provenzano, quando invece non è così, perché comunque l'ordinamento giuridico italiano predispone che il boss mafioso anche al 41 bis sia curato. Le cure erano state date a Provenzano e anzi ci sono testimonianze da parte di chi lo ha curato che proprio dicono che veniva trattato quasi come un re all'interno del, cioè di fatto diciamo che avrebbe vissuto meno a casa che in carcere. Avrebbe anche vissuto meno tornando a casa che non in carcere, stando comunque sotto le cure dell'ospedale Opera di Milano. Il discorso quindi è molto complesso e delicato. Io ritengo che comunque il fatto è che tutta quanta questa cosa viene utilizzata oggi, strumentalmente parlando, per parlare di 41 bis, viene utilizzato anche per revocare il 41 bis dal punto di vista proprio dell'ordinamento nostro giuridico, come strumento giuridico, come strumento di detenzione, e viene
vengono fatte tutte quante questa serie di azioni. Angelo Provenzano, tra l'altro, fa un paragone forte dicendosi come se appunto lui è stato discriminato in qualche maniera, che Erich Priebke fu in qualche maniera concesso, furono concessi i domiciliari. Ci sono alcune differenze che purtroppo la mafia, la criminalità organizzata, è un'organizzazione criminale più potente del mondo e vive anche di messaggi. Che messaggio si sarebbe dato all'esterno, a quegli ambienti, a quel mondo, se un capo mafia come Bernardo Provenzano, ripeto, stragista, killer, efferato, lui è stato autore di una delle stragi più clamorose della storia di Cosa Nostra, come la strage di Viale Lazio, una delle più efferate, una delle azioni proprio più eclatanti ed efferate qui a Palermo, si sono avute qui a Palermo non con esplosivo, e di fatto sarebbe stato un messaggio devastante comunque di un boss criminale che torna a casa, che torna a casa e che comunque si vive appunto di segnali anche in Cosa Nostra. E tra le altre cose, appunto, ripeto, io credo che l'umanità può anche essere giusto che possa essere data, ma ci deve essere un segnale concreto dall'altro lato, che meriti un'eventuale umanità. E in questi anni non abbiamo assistito a questo, anzi, al contrario, a molto altro. Ripeto, non c'è mai stato nessun segno di nessun segno di collaborazione con la giustizia. Forse l'unico momento in cui questa c'è stata, per quanto riguarda la vicenda Provenzano, è anche vero che però non lo sapremo mai, quindi non è mai attuata, non si è mai concretizzata. Forse addirittura potremmo pensare ostacolata. Però ripeto, da parte della famiglia non c'è mai stata nessuna presa di distanza da parte della famiglia rispetto a determinate azioni fatte da Provenzano padre. Esatto. Né è stato mai detto nulla per quanto concerne il tesoro che comunque Provenzano sicuramente detiene, perché appunto non mi risulta che sono mai stati sequestrati o trovati i beni di Bernardo Provenzano, e non si dica che questi non ne ha, perché come la famiglia Rina di tesori ne hanno, e come questi personaggi criminali che erano arrivati a quel livello. Ricordiamo, Provenzano è stato latitante per 40 anni prima di essere arrestato a Montagna dei Cavalli nel 2006. Ecco, queste sono le vicende che credo e ritengo che sono, rientrano in questa storia, diciamo, del sentenza della CEDU di Provenzano e del 41 bis, che poi fa rivendicare chissà quali diritti, che poi i veri diritti che sono stati violati sono quelli dei tanti familiari vittime di mafia che sono stati colpiti, loro sì, innocentemente, impunemente e direi anche in maniera discriminante, perché appunto innocenti, proprio per la furia criminale di questi soggetti che non hanno, loro sì, avuto umanità. Guarda, molte grazie Aaron, noi siamo in scadenza, ma io ti ringrazio del tempo che ci hai dedicato, della chiarezza con la quale hai esposto i temi, le cose che ti abbiamo chiesto. Io ti ringrazio e vorrei lasciare i nostri ascoltatori con un invito. L'italiano non è una persona che legge molto, però abbiamo citato tre libri prima. Io vorrei che almeno Il Patto Sporco, andate, prendetelo, andate in una libreria e capirete molte cose di come funziona questo Stato. Prendiamo anche un po' di coraggio dalla sentenza che ne è scaturita per dire, se si vuole, qualcosa si può fare. Grazie Aaron. Grazie a voi, buona serata a tutti quanti radioascoltatori. Buonasera a tutti e passo la linea a Massimo Bonella.
Sì, benissimo, alle 19.55, grazie ad Alviano Appi dell'Associazione Culturale del Sigaro di Pordenone. Prendiamo la linea da Venezia, dalla testata giornalistica Pianeta Oggi TV.net. In studio il direttore di questa testata, il sottoscritto Massimo Bonella, per chiudere con un articolo che sarebbe da porlo in primo piano in tutti i telegiornali nazionali. Praticamente si tratta del 2 agosto, come ricorderete, la strage alla stazione di Bologna. Dunque, è un articolo scritto da Giuseppe Baldessarro e porta il titolo 2 agosto, schiaffo dei servizi al governo e ai familiari. I dirigenti del DIS non si presentano al vertice convocato da Crimi dopo l'impegno preso da Fico e Bonafede. Doveva essere l'incontro della verità sulla strage del 2 agosto, quello promesso davanti alla stazione dal presidente della Camera Alberto Fico e dal ministro della giustizia Alfonso Bonafede, e invece i servizi segreti hanno dato forfette. Quando il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri Vito Crimi si è reso conto che gli 007 gli avevano dato buca, non ha potuto fare altro che dirsi amareggiato. Ora, di questa situazione, qui c'è tutto l'articolo, lo trovate all'interno della testata antimafia2000.com, potete poi con calma andarvelo a leggere. Ecco, vediamo solo qual è stata la reazione di Paolo Bolognese, presidente dei familiari delle vittime dell'attentato alla stazione. Dunque, per lui si tratta di un atto gravissimo e di una profonda mancanza di rispetto per i familiari e che da decenni si battono per la verità. Bolognese non usa mezzi termini, convocati dal governo questi signori hanno ritenuto di non presentarsi senza neppure sentire il bisogno di avvertire o di giustificarsi. Da ex parlamentare lo trovo un gesto irriguardoso anche nei confronti della presidenza del Consiglio dei Ministri. E così Paolo Bolognesi, presidente dei familiari delle vittime dell'attentato alla stazione di Bologna. Ecco, quello che voglio farvi notare che c'è questa volontà di non far emergere la verità. Allora, da dove viene questa testa, questo nocciolo che praticamente non si riesce a smascherare? Da dov'è che proviene questa non volontà di far luce su quella strage? Ecco, qui è il punto importante. Dunque si va oltre ai governi. Ecco, mi allaccio anche al discorso della crisi dell'emittenza radio-televisiva locale, perché questo rappresenta un denominatore comune. Anche, appunto, quindi ai numeratori abbiamo le stragi, abbiamo anche il problema dell'emittenza radio-televisiva locale in crisi. Praticamente, a prescindere da qualsiasi governo, però si va sempre in quella direzione. Le emittenti locali vengono sempre di più soffocate. Da chi? Ecco, c'è questa, diciamo così, non so come definirla, questa entità, come dire, esterna ai governi, no? Che praticamente decide sull'Italia. Allora mi chiedo, qui è motivo di riflessione, ma chi è realmente che comanda questo paese? Chi decide sull'Italia? Allora, questo è un punto veramente che dovrebbe essere posto in tutti i programmi di approfondimento, perché non c'è solo da preoccuparsi, non c'è, scusate, solo da riflettere, ma c'è anche da preoccuparsi. Alle 20 in punto chiudo qui la trasmissione, dunque le chiavi mi sono state date a me, e chiudo qui allora Pianeta Oggi Vente del Mondo. Ringrazio anche la regia Rosario Moreno, che devo dire che stasera ha sudato 7 camicie perché ci sono stati dei problemi tecnici. Saluto anche, e quindi un doppio grazie a Rosario, saluto altresì i nuovi ascoltatori di Radio Treviso Libera, radiotrevisolibera.it. domani sera vi ricordo lo speciale di Radio Science, appunto sulla crisi dell'emittenza radio televisiva locale e sulle nuove codifiche nel settore televisivo. Da Massimo Bonella, grazie per averci seguito, buonasera. Avete ascoltato Pianeta Oggi Eventi nel Mondo su Radio Science.